Vai. Allora, abbiamo, buona, abbiamo inizialmente trattato un argomento di grande attualità. Un altro argomento di grande attualità, perché comunque sia coinvolge gli aspetti politici, strategici, geostrategici, culturali, intellettuali e soprattutto medici, è l'epidemia in corso. Questa epidemia in corso ha tutte le connotazioni di tutte le epidemie, non è che ci sia questa differente da quella che sterminò i mongoli e diede il sopravvento alla dinastia Ming in Cina. O no, la epidemia del 1348-49 era una fase successiva dell'epidemia che distrusse l'avanzata mongola verso l'Europa. Esattamente. Allora, perché? Perché i meccanismi che vengono messi in gioco da questi eventi, per tragici che essi siano, sono sistematicamente gli stessi. Qui c'è la grandezza del Manzoni, che oltre ad essere stato un grande scrittore, è stato veramente un grande filosofo, letterato e moralista. È stato quello un po' bigotto. Sì, ma accidenti, viva Dio, capito? È un bigotto che ha scritto la poesia più importante relativamente alla morte di Napoleone. Vorrei vedere i napoleonici che cosa sono stati capaci di scrivere quando è morto Napoleone. Quindi, diciamo, un uomo che era capace di gestire, lo ricordiamo sempre, la grandezza. Ricordiamoci che una delle sue opere fondamentali, che mi ricordano anche l'importanza di Vittorio Gassman, perché Vittorio Gassman a un certo punto, che era, come dire, un attore sia pure di successo, svoltò carriera, era un attore di successo, però in una compagnia che era quella della suocera, insomma, c'era, anzi, ho tante cose da dire di qui. Però lui a un certo punto, lui, penso, che non so chi lo potesse consigliare, creò per la prima volta quello che noi chiamavamo una volta il teatro tenda. Sì, il carro di Tespi, perché il teatro tenda altro non è che l'ingrandimento dell'idea del teatro di Tespi, no? E cosa fece come prima opera? La Delchi del Manzoni, con quella bellissima poesia stretta le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palpebre, e giace la pia col tremulo sguardo cercando il cielo, ecco, dove c'è appunto la sorella di Adelchi, ripudiata da Carlo Magno, che muore dal dolore per essere stata ripudiata. Ma è vero, la storia è vera? Sì, certo. Ermengarda si chiamava Dessa. Allora, detto questo, vi voglio leggere un commento che qui è lunghissimo. La personalità veramente grande quella di Ermengarda, eh. È veramente bella quella cosa, e l'ho fatto vedere anche nel video precedente. Questa è una delle opere più importanti nella storia della letteratura mondiale. Fu pubblicata. Ah, no, ho letto un'indagine che fanno gli americani tutti gli anni sul paese più performante in assoluto. Allora, l'Italia è la prima tutti gli anni, da 20 anni, sulla cultura e sulle monumenti, le opere d'arte. Sui monumenti, per forza. E il 100%, secondo viene la Francia, terza la Spagna e poi ascende. Vabbè, non mi stupisce. Adesso, e a livello, diciamo, complessivo di tutte le varie funzioni di visibilità, diciamo, di grandezza di uno Stato, noi siamo
mi sembra al terzo posto. Ma certamente, questo è fuori discussione. Nonostante quello che ci stanno facendo i tedeschi sì. negli ultimi vent'anni. Sì. Beh, a parte quello, comunque sia, nel momento in cui qualcuno ha finalmente capito che noi dovevamo puntare sul turismo d'élite, è successo adesso sto macello di questa epidemia che sta bloccando completamente il movimento dei turisti, il che non è cosa da poco. In ogni caso, mentre venivo non c'era fila per niente. Infatti, quello si muove più nessuno. Allora, vi voglio leggere, perché è veramente questa opera, c'ha due pagine dedicate a Don Ferrante. Ma chi è questo Don Ferrante? Chi è questo personaggio, a mio avviso eccezionale, perché qui sono due pagine dedicate a Don Ferrante, il quale nella sua prosopopea è di... Spagnolesca. Sì, di uomo... Di potere. Di, no, uomo di cultura, nega sostanzialmente ciò che vede. Allora, questo è un aspetto, vi voglio leggere adesso, è un aspetto importantissimo, perché nell'ambito di della modalità con cui a livello dei popoli ci si rende conto, sia pure in ritardo, di ciò che sta avvenendo, tra l'altro vedevo su internet stamattina che c'era un noto cinese, un noto bodybuilder cinese, il quale rifiutava di accettare l'idea della pestilenza ed è morto. Ma a me sembra ho detto qualcosa pure Così come anche Don Ferrante muore. Io vi leggo. Ti pesta anche lui, certo. Io vi leggo tre o quattro righe, perché veramente sono fatte molto bene. E l'analisi, e poi questa opera qui è stata fatta da una enorme quantità di studiosi di altissimo livello, prevalentemente italiani. C'è in lui qualche cosa dell'ingenuità del Wagner, del Faust. È un Wagner. Ma questa è una critica ragionata che stanno facendo del personaggio di Don Ferrante. Ah, okay. Il Wagner non è Wagner il musicista, il Wagner del Faust. Certo. Il personaggio del Faust che si chiama Wagner. È un Wagner più autorevole e più maturo. Don Ferrante è un idealista. È quello che vende l'anima al diavolo, no Wagner? O no? No, è Fausto che vende l'anima al diavolo. Ecco, allora Wagner chi era? È l'allievo di Fausto. Ah, sì. Adesso non lo ricordo. Dove Fausto fa la parte dell'alchimista. È soprattutto un convinto del suo metodo, come Don Chisciotte della sua cavalleria. Tanto convinto che quel peripatetico consumato, cioè Don Ferrante, vuole agire in conseguenza dei suoi sillogismi. Perché il punto essenziale, attenzione, che la coerenza con se stesso, con i propri ideali. I sillogismi, perché la logica dell'epoca 1630, dell'epoca di Don Ferrante, cioè 1630, era la logica cartesiana dei sillogismi, non dimentichiamocelo, che era una dinamica logica. Tanto convinto di quel peripatetico consumato che era lui. No, diciamo che peripatetico non è la puttana che fa la peripatetica. No, peripatetico è semplicemente un allievo di Aristotele. Peripatetico consumato vuole agire in conseguenza dei suoi sillogismi, fino a non curarsi della peste, che nega nella sostanza, fino a morirne. Cioè arriva con i sillogismi, che sono... Ad autodimostrarsi che la peste non esiste, e alla fine ne muore. Ecco, ricordiamocelo bene, perché questa è una delle caratteristiche fondamentali del regime nel quale noi viviamo, dove abbiamo i partiti al potere,
che ignorano sistematicamente la realtà sociale sui quali pretendono di operare. No, di dimostrare e di agire. Sì, loro pretendono, sia il PD, che è il vecchio cascame del Partito Comunista in un matrimonio truffaldino con la Democrazia Cristiana e coi preti, e questi, come dire, sbarelloni dei 5 Stelle che pretendono di governare i moti di una popolazione, di un popolo che è sempre stato comunque all'avanguardia delle trasformazioni. Noi possiamo dire quello che vogliamo no, degli italiani. Diciamo la conclamata, come si dice, nomea, no? Non nomea. Diciamo comunicazione, informazione vulgata, ecco, non mi viene, vulgata oggi e da sempre, in particolare negli ultimi 20 anni, quando noi ci interfacciamo con qualcuno dicono ma gli italiani sono un popolo di pecoroni, un popolo di ignavi, non sanno niente. Ma lo sono, no, lo sono, ma si ma una parte, ma il popolo è un insieme, è dentro l'insieme ci sono tanti particolari, uno diverso dall'altro, e questo particolare dimostra però, cioè noi vogliamo dimostrare che in quell'insieme c'è un particolare che invece è molto più degno di tanti altri insieme, tipo la Germania o altro. Non a caso noi ci abbiamo avuto una storia millenaria migliore di qualunque altra nazione al mondo. Ci sarà un motivo più complesso, ci più sarà un motivo certamente, perché la realtà la fanno gli uomini, e se la realtà italiana per tanti secoli è stata migliore di tutte le altre al mondo, ci sarà un motivo. Ora, dico evidentemente c'è stato un periodo in cui quella frangia di persone capaci, competenti, intelligenti, oneste, eccetera, ci sono state, l'hanno fatto, hanno prodotto una realtà sociale, economica, eccetera, migliore di qualunque altro al mondo. Rispetto agli altri, di avanguardia comunque. Certo. E a tutt'oggi il popolo italiano, per sbalestrato che sia, comunque sia, come in un certo senso, al suo interno c'ha le sue, diciamo, odora, annusa la trasformazione e la vive, sia pure saltuariamente oppure in maniera confusa. Nei suoi sociologi, fino a non curarsi della peste, fino a morirne. Nella sventura, nel panico enorme, quando anche i più cinici e i più scaltri e i più intelligenti sono tratti a dimenticare le loro audacie, a sconfessare i loro principi e a prestare piena fede ai rimedi e alle ciurmerie più volgari, il vedere questo filosofo sorridere, sempre col dovuto rispetto dei medici, e richiamarsi a ciò che era come la quintessenza di tutto il suo sapere, a ciò per cui aveva potuto penetrare in tutte le scienze, a ciò che aveva pur dato o imprestato una parvenza di dignità alla sua vita, alla dialettica e ragionare, ossia dedurre rigidamente e davanti ai villici, agli esantemi, agli antraci, che alle parotidi, alla realtà orrenda della peste, sguainare sicuro la spada di cartone del suo invincibile sillogismo e dimostrare che essa non esiste, che la peste non è una sorta, ecco qui, vino il sillogismo, dimostrare che la peste non è né sostanza né accidente, e che ergo non esiste. Questa è una specie di antitesi di Sir Donald Coyle, che è viceversa dalle dalla realtà deduce. Esattamente. Ma questo mi ricorda, chi ti ricorda? La Lorenzin. La Lorenzin è scelta. E qui è qua. Questo mi piace proprio. Bella. A dimostrare che la peste non è né sostanza né accidente, e che quindi non esiste. E la forza di quell'ergo mettersi a letto, e in forza di quell'ergo mettersi a letto con la più stolta tranquillità e morire. È situazione che fa sorridere assai più che ridere.
Don Ferrante non è figura da satira. Attenzione, sardine, perché Don Ferrante siete voi, attenzione, e qui è. Don Ferrante non è figura da satira, è pervaso, illuminato da quel senso di umanità per quale si elevano a simbolo e si nobilitano e si intensificano via via tutti i personaggi del vecchio e sempre giovane romanzo. È chiaro? È tutto qui, questa bella, questa critica è fondamentale. E questo qui ti dà. Chi l'ha fatta questa critica? È uno di tanti, sono centinaia. Dopo lo guardiamo perché c'è scritto tutto. Quindi, cari amici, care sardine, voi nella vostra tentativo di dimostrare quanto siete superiori agli altri, esibendo la vostra nullità, voi siete come Don Ferrante, finirete tutti male. Voi no, non lo credete. Si castreranno da soli, sì, è bello. Come Don Ferrante. Sì. Cioè, non c'è possibilità di scampo. Gli elementi ci sono tutti per poter avere la certezza assoluta. La vostra dialettica è semplice, è come quella di Don Ferrante. Capito? Siccome loro non sono né sostanza e né accidente. Né accidente. Morirà. È tutta lì, loro esibiscono il non essere sostanza, tant'è vero che si chiamano sardine. Basta, abbiamo finito, non ce ne può più, mamma mia. E poi per concludere vi voglio leggere un bel pezzettino scritto da quel grande pensatore che non a caso hanno completamente ignorato, che è stato Luciano De Crescenzo, che ha scritto una storia della filosofia eccezionale. Io francamente devo dire che non lo sapevo, non l'avevo valutato. E qui ci abbiamo. Sì, perché nelle apparizioni faceva con. Sì, era un po'. Con Arbore era, sì, un po' così, diciamo, superficiale. Sì, sì. Allora. Era ironico, però sì, mi dava l'impressione di una superficialità. Sì, una superficialità molto, come dire, esibita, infatti, e molto napoletana, per cui ci siamo capiti. Non lo sapevo. No, è questo. Seneca al Festival di Sanremo. Ed è pertinente, cari amici. La cicuta. Sembra proprio che stiano parlando dell'Auditel, commenta Alessia non appena ha finito di leggere le due lettere. Evidentemente anche a quei tempi era importante avere il consenso delle masse, fatta eccezione però per gli intellettuali, che non hanno mai nascosto il loro ribrezzo per i gusti della plebe. Ora qui non c'è più, perché vengono stimolati i gusti più perversi della plebe. Seneca, rispondo io, il festival di Sanremo non l'avrebbe mai visto nemmeno sotto tortura, e ci aveva perfettamente ragione. Lui schifava tutto quello che piaceva alle masse, illuminante comunque la risposta tautologica data da quel romano a Lucidio. A noi piacciono gli artisti che piacciono a tutti, perché piacciono a tutti. Bello Lucidio, mi piace. E qui equivale a dire che il festival non viene visto perché piace, ma perché piace, ma solo perché è un dovere vederlo. Attenzione, che queste sono cose molto importanti e corrispondono con la realtà di oggi. Questo sarà nell'80 più o meno, questa cosa qua. Questo te lo dico subito, quando è stato stampato, è titolato Il tempo e la felicità, nel 2005. Sì, no, aspetta, questo è stato pubblicato nel 1998. Pensavo prima. Come vedi, il mondo si è evoluto solo in apparenza, in pratica nella tecnologia. Per il resto, invece, è rimasto uguale a 2000 anni fa. È vero. L'aspetto, diciamo, sociale è uguale, né più né meno. Abbiamo inventato l'automobile, l'aeroplano, la televisione, il telefonino, ma quando si parla di arte ci dividiamo sempre in due razze diverse. Quelli a cui piace Mahler e quelli a cui piace Papaveri e Papere. A Enrico piace Mahler, risponde la donna.
D'accordo, continuo io, sorvolando sui gusti di Enrico, ma hai notato che i gusti divergono solo quando si parla d'arte? Attenzione, questi sono concetti molto interessanti, è la ragione per cui voglio leggere questo capitolo. Mentre in quasi tutti gli altri campi coincidono, non ho capito, fammi qualche esempio. Un piatto di maccheroni con le vongole, una bella ragazza, un bambino di 2 anni, un panorama, un cane affettuoso, piacciono a tutti. Come dire che esistono 2 tipi di piaceri, quelli elementari e quelli editari. I piaceri elementari, come il piatto di maccheroni o il cane affettuoso, non attirano l'attenzione sulla persona che ha espresso il giudizio, ma solo sull'oggetto del piacere. Laddove un bel quadro, un libro di Joyce o una sinfonia di Mahler ci danno delle informazioni in più su chi li apprezza. Ci dicono: quello è uno che legge Joyce, quello è uno a cui piace Mahler. E ti pare poco? Ora, qual è il massimo desiderio di ogni essere umano? Potersi distinguere, se non altro, per non essere confuso con la massa. Non a caso oggi la parola nazional popolare viene considerata un'offesa dagli intellettuali di sinistra. Nasce in tal modo una contraddizione politica, prima ancora che estetica. Si vota a sinistra e nel medesimo tempo si disprezzano le masse. E mi sembra che questo... Più che attuale. Ha detto le cose che doveva dire, perché ha capito perfettamente. No, ma non ha capito a che livelli di spionismo saremmo arrivati oggi. E alla fine ci leggiamo anche una cosetta di questo, perché è veramente interessante. Vediamo dov'era. Dunque, sono delle notizie che è bene prendere come riferimento, perché servono sempre. Il testo è Le epidemie nella storia, eh? Si tratta di storia delle epidemie. Biraben, che ne ha studiato le tappe, stima che la peste percorresse circa 75 km al giorno. Questo mi sembra che sia una considerazione interessante. Quando c'erano quei mezzi di trasporto lì, ma oggi è istantanea. Ma quante scarti intorno a questa media? La peste poteva compiere lo stesso tragitto in 3 giorni o in 3 mesi. Eccolo qui la tua obiezione che diventa... Perché la malattia nel seguire le valli dei fiumi e le grandi vie di comunicazione discendeva le correnti più rapidamente di quanto non le risalisse? Per spiegare perché la peste percorresse un tragitto più lungo d'estate e in autunno che nel cuore dell'inverno, bisognerà forse fare intervenire l'etologia della pulce o il metabolismo del bacillo? Perché fu particolarmente micidiale in una determinata città e non mieté che poche vittime in un agglomerato vicino? Chi abbia infierito in modo particolarmente grave sui medici che visitavano i malati, sui preti che amministravano i sacramenti, sui notai che raccoglievano le ultime volontà se vi era tempo di esprimerle, o sui beccamorti che seppellivano i cadaveri? È facile comprenderlo. Ma perché infieriva sui macellai, quando la pulce del ratto non vive sulla pelle del bue? Né per spiegarlo è possibile invocare le file dei clienti davanti al banco per l'acquisto di una carne diventata rara, poiché con notevole tempestività si evitavano gli assembramenti, vennero chiusi i bagni pubblici e vennero soppressi gli spettacoli e le fiere. Guardate che noi stiamo andando in quella direzione, in Cina ci sono già, eh? Perché dare tanto rilievo ai rapidi cambiamenti dei titolari dei vescovati, quando la maggioranza dei prelati prendeva la fuga o si sbarrava in casa? Altro mezzo di prevenzione imperfetto quanto gli altri, dal momento che prima o poi i rapporti con l'esterno diventavano inevitabili? Domande molto pertinenti, direi io.
Un'altra cosa che voglio leggere, perché è sempre bene tenere presente come stanno le cose, è che in un modo o nell'altro si stanno sviluppando comunque le conseguenze socioculturali della peste nera. Nel tracciare un racconto lineare della storia della peste, seguendone le successive riapparizioni, dovremmo stupirci della sorpresa che colpì le popolazioni del 1348. Infatti la stessa malattia aveva già devastato l'Europa fino all'VIII secolo, con gli stessi sintomi e gli stessi risultati. Eppure l'umanità non ne serbava più alcuna memoria. La gente non si ricorda quello che è successo ieri, ma proprio per modo, non per modo di dire ieri, ieri davvero. Sì, è quello. Bisognerà fissare in 6 secoli la capacità di oblio dell'uomo? Se ne può cercare la spiegazione nel tipo di comunicazione che caratterizza quest'epoca. Pochi sapevano leggere, è chiaro, soltanto pochi chierici sotto Filippo VI di Valois conoscevano le cronache dei tempi merovingi. Ma al contrario, innumerevoli erano le tradizioni trasmesse nel corso di questi pochi secoli. Qui il vero si mescolava intimamente con la leggenda, l'orribile al meraviglioso. Vedi com'è veramente uno storico che va a fondo della questione. Trascendente. Ecco un buon argomento di meditazione per i moralisti e i sociologi. Quanto tempo necessario perché una società perda la memoria di una catastrofe? Poco. Basta vedere quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. A Napoli, dopo già 2 o 3 mesi, esatto, era tutto dimenticato. Certo. È una volontà di dimenticare. Ma chi lo sa, forse è una caratteristica della razza umana. Perché la peste era scomparsa in modo così completo dalla coscienza collettiva, quando il nostro mondo occidentale conserva ancora il terrore di un diluvio affrontato forse da alcuni popoli mesopotamici millenni prima di noi? Quale importanza demografica deve raggiungere una catastrofe perché le generazioni sopravvissute la dimenticano o non ne perpetuino il ricordo? Questa singolare cancellazione della memoria non è più attuabile dopo la generalizzazione della scrittura e soprattutto della stampa. La peste che ha infuriato in Europa fino al XVIII secolo e in Estremo Oriente fino al XX ci resta vicina. La letteratura di cui l'Occidente si nutre è piena di allusioni alle epidemie del basso Medioevo e dei tempi moderni, e numerosi narratori, da Boccaccio a Camus, hanno dato nei loro intrecci un posto importante alla peste. L'immaginazione si nutre per il futuro. La peste di Camus, appunto. Certamente. È stato uno dei suoi libri più importanti, e quello che poi gli ha fatto dare il premio Nobel. L'immaginazione si nutre per il futuro di storie vissute. Recentemente è stata descritta la prossima epidemia di peste a New York. Neppure i racconti popolari cessano di ricorrere alla peste. Qualche decennio fa, nelle fattorie svedesi, si rievocava la campana perduta nella foresta, ricoperta di muschio, l'unico oggetto restato di un villaggio annientato dal morbo. Il folklore, i ricordi, i fantasmi dei popoli non vengono più elaborati come in passato, poiché le comunicazioni, l'istruzione, l'immaginazione, dei dati l'immagazzinamento dei dati storici sono cambiati. Perciò, se un disastro simile a quello del 1348 si abbattesse su di noi, non ci coglierebbe di sorpresa, e adesso lo vedremo. Ma le nostre reazioni dinanzi al dramma collettivo sarebbero identiche a quelle dei nostri antenati. Numerosi esempi provano che le debolezze dei contemporanei di Tucidide continuerebbero ad essere le nostre. Se la peste sembrò una novità all'umanità del 1348, non lo era già più qualche decennio più tardi. Gli abitanti di una città sapevano che stava per giungere, che era vicina, che era là. Abbiamo visto che i genovesi rifiutarono di accogliere le galee dei loro concittadini malati, e fecero bene.
sapevano di che si trattava, avevano avuto il tempo di prepararvici, sì. Se ne parlava, le autorità deliberavano in merito, gli uomini colti ebbero perfino l'opportunità di scrivere. La bandiera gialla di quarantena, ricordiamoci che è nata lì, certo. A Genova. Sull'argomento, e sì. Quando tornavano dalle crociate, facevano fare la quarantena. Certo. E di dissertare sulla profilassi. Non a caso la quarantena, perché la peste, cioè 40 giorni di decorso di incubazione. Infatti li stanno tenendo in quarantena quelli di quel transatlantico. Di quel transatlantico. Ma d'altronde, ricordiamoci bene, quel meraviglioso... No, ricordiamoci anche l'isola dove approdavano gli italiani a New York. Come ah certo, a Manhattan era, non era Manhattan, di fronte al corpo. Sì, era dove li tenevano 40 giorni e 40 notti. Esattamente. Dove li tenevano? San Vittura c'ha poi volta. 40 di 40 notti a San Vittura c'ha poi volta. Certo. Bella canzone, quella cantata da Ornella Vanoni. Sì. Nello stesso modo in cui Littré scriverà nel 1830 un trattato sul colera 2 anni prima che la malattia colpisse Parigi. Ma tutto questo discutere non serviva a niente, i medici erano impotenti. Di che parli? A Parigi dove? Quando? Nel 1830. Ah, sì. Il Littré scriverà nel 1830 un trattato sul colera 2 anni prima che la malattia colpisse Parigi. E tu dici 32, che Luigi, 32. Tu dici Luigi Napoleone ha avuto dei problemi in questa storia qua? Ma io direi di no. No? Non è dipeso, non mi sembra. Non è dipeso da quello, dal fallimento, no? No, siamo nel 32. Oh. Ma quello era nel 30. Che 30? Nel 1830. Che succede? E Luigi Napoleone che era? In che anno? Era sempre. Guarda che Napoleone III. No, Luigi Filippo Napoleone. Ma non era Napoleone, era Luigi Filippo. Certo, è stata la rivolta di Parigi, ma Luigi Filippo, Filippo di Borbone, Napoleone. Ma tutto questo quello ha avuto influenza, tu dici? Direi di sì. E tutte queste cose sono influenti, no? E poi il bello che la Francia non esiste, esiste solo Parigi. Quell'epidemia che poi diede vita a tante opere letterarie, alla grande opera La Bohème, dove tanta gente che moriva di tisi, erano proprio delle ventate, avvenute a Parigi, perché in Parigi c'era una popolazione ristretta, moltissima, condensata, ristretta, e dove non c'era riscaldamento, c'erano cose terribili, a cielo aperto, mancava l'igiene, mancava di tutto, e lì morivano, fuori a Parigi, chi l'ha mai visto? Vivevano in campagna, stavano tranquilli. Ma tutto questo a discutere non serviva a niente, i medici erano impotenti e i loro libri inutili. Chi poteva farlo abbandonava la città ritrovando i comportamenti dettati. Mi dispiace che il tipografo mi ha mandato pure oggi, ma domani ha detto che mi dirà. Ti porto la copia del libro, perché nel libro ci sono le maschere. Sì. Con le maschere. Le maschere con... Sì. Col becco, esatto, per tenere il medico lontano. Chi poteva farlo abbandonava le città trovando il comportamento dettato da Ippocrate. Quando i cittadini correvano a raggiungere i loro parenti in una città non minacciata prima ancora che la peste avesse raggiunto la loro, allontanavano la morte o levitavano definitivamente. Interessante questa cosa. Se la malattia non li inseguiva nel loro nuovo rifugio, ma ne partivano troppo tardi. No, ma se partivano troppo tardi, se portavano con sé a loro insaputa germi fatali. Da alchimista, come si trasmette la peste? Ah, io non lo so. Io me lo sono sempre domandato, perché non è questo. Non è una questione aerea, non è una questione. No, sì, con la trasmissione, con la cosa. L'alito. Con la saliva. La saliva? Sì. Non sì. Con l'alito. La saliva, quando parli esce fuori quantità di saliva. A loro insaputi i germi fatali, se i loro vestiti o quelli dei loro domestici o i loro bagagli contenevano le pulci,
compagni abituali dell'uomo, allora essi diffondevano il morbo nei borghi e nelle zone ancora risparmiate. Questa pratica, quindi probabilmente erano le pulci maggiormente, esatto, da evitare il contagio, offriva perciò, a seconda del momento adottato, un numero di vantaggi individuali proporzionale a quello dei rischi collettivi. Io ho voluto leggere questi concetti perché sono concetti razionali che spiegano razionalmente questi fenomeni e noi li dovremo affrontare di sicuro. Nel momento in cui noi meno ci aspettavamo che avvenisse una pandemia, questa è arrivata. E questa è la conclusione a quale noi dobbiamo arrivare, e come conclusione di questo video che stiamo facendo. Mentre men che meno nelle nostre aspettative, nella nostra certezza ingenua di aver risolto tutti i problemi. Ma pare che sia una malattia ingegnerizzata dai laboratori militari. Resta sempre... Non si sa se quelli americani o addirittura quelli cinesi, sì. Ma comunque anche questa ipotesi è aperta. Quindi non possiamo in questo momento, non abbiamo gli elementi per poter... Ma resta sempre il fatto. Resta sempre il fatto. Anzi, diciamo pure che in una società in cui il morbo è chiaramente provocato dall'uomo, perché è un aspetto dell'evoluzione della società, ma il morbo resta lo stesso. Come lo stesso, se la società crea una nuova divinità, i comportamenti dell'uomo nei confronti della nuova divinità, della nuova credenza, sono sempre gli stessi. C'è poco da fare. Quindi io ho voluto leggere queste cose, facciamo vedere questo testo, quel povero Gian Giacomo Mora fu sacrificato da una società abituata a massacrare il colpevole. O il supposto colpevole. Sì, questo è il caso, sì, vabbè, ma comunque sì. Per loro non era, era il supposto colpevole, il poveraccio. No, ricordiamo una cosa importante. Il 17 è la data della memoria dell'altro grande sacrificato dal sistema. Beh, c'era un bel livello, c'è una bella differenza. Certo, questo è stato un povero disgraziato, mentre l'altro è un altro. Uno dei più grandi pensatori della storia dell'umanità. Certo, e quindi noi saremo il 17 alla commemorazione di Giordano Bruno a Piazza Campo dei Fiori, sul luogo dove è stato giustiziato nell'anno 1600. Sacrificato, dove è stato martirizzato. E ricordiamoci che prima di arrivare a Campo dei Fiori ci fermeremo un istante alla porta dalla quale è uscita quella povera ragazza, sì, della... vittima della propria bellezza e della propria ricchezza. E dello stupro subito, sì, dal padre e forse anche dal fratello, e soprattutto dalla sottrazione di tutte le sue ricchezze, solo per ricordare quella nella zona sud di Roma, di circa 6.000 ettari di terreno da parte del nipote del Papa Giulio II. Il buon Papa, capito? Come si chiamava lei? Si chiamava... stavo girandoci attorno pure io e non mi ricordo il nome, che era stata messa in prigione ad Amatrice, sì, ad Antrodoco del castello di famiglia di Antrodoco, sì, dove è possibile visitare le stanze della Sagreda dove lei è stata tenuta prigioniera per... Non era Antrodoco, Amatrice o Antrodoco? No, nessuno dei due. In un castello dove poi oggi c'è una lapide, sì, perché esatto, lì dormì Garibaldi, niente anche, non ce lo ricordiamo, cari amici. Amatrice? No, Amatrice no, assolutamente no. Accumuli? No, non è Accumuli. Manca Accumuli. No, perché Accumuli sta al nord. Sì. Beatrice Cenci. Beatrice Cenci. Però l'altro imposto non ce lo ricordiamo. Io vicino... è sul fiume Velino. Sì. Basta seguire il percorso del fiume, esatto, Velino e ci si arriva. Basta, sempre su solo. Su quella strada io ebbi un grave incidente stradale che mi distrusse la macchina. La Salaria, quella era. Ah no, non è la Salaria, è vero. Sì, era una strada che costeggiava... Quella è la strada SS-17. La strada statale 17, che è quella della transumanza. Può darsi, sì, dici, erano tutte strade che porta molto... fino al Gargano. Sì,
molto molto movimentate, molto piene di curve, andai a sbattere contro un camion. Mi salvai perché avevo una Giulia 1003 che si schiacciò completamente il motore, ma io mi sono salvato. Sì, perché c'era il motore anteriore. Vabbè, lo diremo un'altra volta. Vabbè, magari è incredibile, lo so, però non mi è. Sempre solo. Ma sai che qui stiamo facendo una fatica notevole noi a ricordare.